bella rega, peace and love, sono Chico. Oggi sto andando dai carabinieri perché sono venuti a casa mia a chiamarmi, no? Il motivo è questo, praticamente l'estate scorsa durante il tour con Roy Pace Retusca, nella data di Siena, ho fatto un discorso molto semplice. Ho detto, in questa città dove sono nate le banche, voglio lanciare un appello, speriamo che le banche smettano di finanziare le guerre che uccidono le persone. E visto che nella piazza c'era una caserma dei carabinieri alle nostre spalle, ho detto speriamo anche che si fermi la repressione e basta con i carabinieri che uccidono i ragazzi, riferendomi a cose che sono successe, no? Nella cronaca nazionale, diciamo, tanti poveri ragazzi che hanno perso la vita per motivi stupidi. E niente, quindi i carabinieri mi hanno mandato per 3 volte una lettera a casa. Io però ero in giro, quindi non potevo presentarmi nel commissariato. Questa mattina sono venuti a casa e mi hanno, insomma, ci siamo messi d'accordo per vederci oggi pomeriggio. Adesso è pomeriggio, adesso entro, vediamo che cosa succederà e poi dopo ve lo racconto. Bella lì. Cioè, fumo un attimo sta parra, poi entro. Tornato. Adesso... Ok, allora sono tornato. Vilipendio. Vilipendio. Leggo papale quello che c'è scritto nel foglio che mi hanno dato i rega della stazione dei carabinieri. Allora, questo è quindi è un verbale di identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini di elezione di domicilio e nomina del difensore di fiducia d'ufficio o di ufficio redatto a carico di Chico. E quindi ho dichiarato le mie generalità, eccetera, dove sono nato, come mi chiamo e dove risiedo. L'accusa è questa qua. Io sottoscritto ufficiale agente di polizia giudiziaria Michele Perrozzi, effettivo al reparto in intestazione, riferisco a chi di dovere quanto segue. In relazione all'articolo 290 del codice penale, vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate, si procede all'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini preliminari, cioè io. Quello che dichiaro, insomma, lo stesso viene invitato ad eleggere il proprio domicilio ai sensi dell'articolo e l'avvocato, insomma, io mi riservo di nominare questo avvocato e bla 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 eccetera eccetera eccetera. Quindi praticamente cos'è successo? In base a quello che mi hanno detto i ragazzi della caserma, quando una persona dice in un posto dove la possono sentire tante persone che per esempio alcune banche finanziano le guerre o alcuni carabinieri uccidono o hanno ucciso dei ragazzi, quando una persona dice queste cose davanti a tanta gente potrebbe esserci qualcuno che non è d'accordo con questa cosa. Questa persona riferisce alle forze dell'ordine questa cosa e la persona diventa automaticamente anonima e lo Stato si fa carica dell'accusa, quindi è direttamente lo Stato che accusa te, in questo caso io. Lo Stato mi accusa di questo, di vilipendio vabbè, cosa devo dire? Ok, accetto questa accusa, però la cosa che mi viene da pensare
non in relazione chiaramente ai carabinieri con cui ho avuto a che fare, eccetera. In generale, in questa situazione di censura, penso che un artista, quando ha la possibilità comunque di parlare con tanta gente, debba in qualche modo dare informazioni, notizie e mandare un messaggio di un certo tipo, no? E con questo non voglio dire che uno deve fare solo politica nella musica, la musica è sicuramente anche divertimento e intrattenimento, ma non solo questo. Quindi quello che penso è che noi dobbiamo essere forti, no? E attuare anche una sorta di resistenza intellettuale per combattere questa censura che ci impedisce, per esempio, di dire quello che succede nella realtà e renderci solo marionette, no? Praticamente, saltimbanco che vanno sul palco per divertire la gente. Ok, la gente va divertita, ma il messaggio è molto importante. Niente, invito tutti quanti quindi a continuare a capire queste cose e a spingere queste cose. Chi fa musica e chi ascolta musica, aiutiamoci, no? Supportiamoci a vicenda. Noi cerchiamo di attuare questa resistenza musicale in varie forme, no? Adesso siamo anche nelle piazze con la samba lotta, suoneremo nelle manifestazioni la samba per portare energia positiva dove magari a volte ci sono solo tafferugli. E poi con i nostri progetti, come al solito, Mamma Africa, La Caravana Magica, con Gia Quinta, Calafrica Crew, mio fratello Sly, News Acosta, Jump, Manu Dimba e tutti quelli della Balotta. Noi portiamo avanti questo tipo di messaggio, no? Libertà di parola anche. Penso che sono cose troppo strane quelle che ci succedono. Ora vedremo come andrà avanti questa storia. Io praticamente avrò un processo e niente, vi racconterò un po' come vanno le cose. Nel frattempo penso a questa cosa, il vilipendio, sono stato accusato di vilipendio. È una cosa pesante, però è così, no? La vita di strada ti comporta anche questo, quando fai le cose senza compromessi, no? E molti artisti se lo dimenticano magari quando entrano nel mainstream. Magari si dimenticano appunto di rappresentare veramente il popolo. E noi dell'underground ci siamo, lo facciamo e spingiamo su questa cosa. Speriamo che tanta gente rifletta su quello che succede a un ragazzo qualsiasi, no? Può succedere a me, può succedere a te che guardi, può succedere ai nostri amici. E niente, anziché perdersi nei soliti bla bla bla, iniziamo a fare qualcosa, no? Troviamoci insieme, uniamoci, senza violenza, no? Solamente con positività, uniamoci per cambiare le cose in modo positivo. Bella lì, peace and love, yo, menino da rua. C'è Sudaki in the house, lo fai. Sul mio canale di YouTube, no? Pubblicità regresso. Wow, BBC Cots. Hai capito? Cioè, vilipendio. Ma per due stronzate, no? Ah vabbè, però è peso, cioè vilipendio alla fine. Vabbè, la fai facile, dai, alla fine ti vanno le cose in prescrizione, cioè. Sì, cioè. Vabbè, ma comunque, ma cos'è che stai facendo? Non ti fai più vedere, becchiamoci, no? Quando passi da qua, quando vieni a salutare tua mamma, sì, sempre lì. Vabbè, però facciamo una roba più tranquilla dell'altra volta, cioè si danno sfasciati, cioè. Senti che calore in the summer. Dai, vabbè, ti faccio. No, vabbè, non suonerò a Milano in questo periodo, però vabbè, quando passi ti faccio sapere. Dai, ok. Vilipendio. Vai. Bella Silvia, ciao.